60 km da Firenze. Dai, che stiamo facendo? Dove sono? Siamo a 60 km da Firenze. Se ci avete il coraggio, dite l'ora. Sono le 0:58, infatti è quasi una di notte. Abbiamo già percorso circa 200 km. E siamo qui, nato qui, a tal proposito, per fare un discorso alla nazione. Amici, coetanei, compatrioti, prestate il mio orecchio. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. E il male che gli uomini fanno sopravvive loro, e spesso il dolore è sepolto nelle loro ossa. Bruce. Dichiarazioni di Valdi Springstiniani, finalmente quasi giunti alla meta. Beh, sono le 5.38, 560 km percorsi, siamo al terzo d'aprile, la terza colazione praticamente, e l'alba... Chi bella, guarda, birra, che a noi indifferente, diciamo. L'alba incombe, ci stiamo avvicinando al forum del sacco, speriamo... Nel frattempo si è dimesso tutto il CDA della Juve. Sì, si dimette tutto il CDA della Juve. Salve, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Io ancora mi devo svegliare, comunque va bene così. Abbastanza messi benino, insomma, ecco. Mi sta sollevando Roberto. Fai vedere il numerino. Eccoci qua. Aspetta che lo zoom. Zoomolo. Damma 2, damma 3,
Damma 1. Si può, non si può riprendere, non si può riprendere. Scusi, il numero 9. Alle 9 di l'altro ieri pomeriggio. Aspetta, adesso riprendo anche il mio. 5-7. Meritata pausa. Pausa caffè. Tipo sembri un guerriero con questo cappellino, la sigaretta in controluce. Sembra la pausa del guerriero. Il comandante Gibos. Che ci dici? E poi che ti dica? Che c'ho questo numero. E che quindi mi sento soddisfatto di tutti i grossi sacrifici che ho dovuto affrontare insieme a dei compagni meravigliosi. Tu hai un goccio di caffè? Io sì, grazie. 58. 58, ok. Io? Io sempre 59, sì, sono tranquillo. Pensa se fanno trasfino al 58. Vabbè, vorrei dire che ti taglierò l'arto. A un arto, già questo è... Già qui. Mandagli un MMS con la foto della tua mano. Che non o si preoccupa che è un campo di concentramento, l'hanno preso. No, sto mandando un messaggio alla mia ragazza che lei credeva che non ci fosse nessuno all'arrivo, invece mille fan pazzi, molto pazzi, gridando brucia, 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 brucia. Prossima canzone parla della tragedia di New Orleans. This was written by a guy named Blind Alfred Reed before the Great Depression. I saved the first verse and I wrote three more in honor of our president's visit to New Orleans, where he managed to corrupt the only agency that could help the American people in a tragedy like that. Through communism and playing politics with other people's lives. So there's nothing there for a rainy day. How can a poor man stand such times? Abbiamo calcolato le date di adesso, le ultime 4 date ci sono, dalla del 20, 24, 25, 26 e 30. Qualcuno ha un biglietto? No, per ora no. Comunque c'è, se non c'è qualcuno l'ha recuperato. Qual è un biglietto? Sì. Io. Eccolo qua. Ce l'hai uno? Sì, parterre? No. Sì. Siete in tre? Dopo. Adesso, cioè nel senso,
vi spieghiamo un attimo le cose una volta, poi, cioè, poi vi scrivo, ok? Allora, poi quando ci siamo, facciamo l'appello fino a qua. Yeah. I think we should all line up. Sì, I tried to. Everybody starts there. Yeah. No, if you go there, we will all go. It's the same. Right. Because I have to sign other people who did to explain this to college. What time is this room? We have to decide it together. Okay. Stay. Back in dreams, yeah. Johannes? No. Okay, questo siamo a Milano. Eh? A Milano? No, siamo a Milano, sì. Allora, questo qua è morto. Lui è morto? È quello che è stato fumato. È il signore. Magari stretta. Quindi posso cambiare il numero. Sei morto? Sì, diventi 41. Tazzone. Giovanni Maffei. Mario. Mauro, c'è? Poi ci sono Luca Manfredi e Marco Quarone. Per tutti, me li sono fumati io stanotte. E il numero. Non lo so se vogliamo dargli 37 bis a tutte e due, cioè decidiamo, non so. Sì, comunque sono sì, arrivati vai. In questa posizione qua. Dove sono? Siamo qua. Eccoli qua. Scrivetemi 37 bis, 38 bis. 37 bis, vai. Sono arrivati dopo di me. C'è Barrano. Oppure bis. Barrano. Barrano. Bis. Chiamiamo. Ascolta, sono io. Gianluigi. Gas. Io. Antonella. Miki, saranno in macchina che dormono, sono tutte e tre insieme. Non è quella macchina là, vado. E Piragna anche. E Conte. Tutti insieme. Gibo. Eccomi. Quali saranno, e se ci sarà una divisione parterre e... secondo anello o secondo e terzo che siano, qualunque cosa, comunque fra le due categorie ci conviene occupare in 70 quanti siamo e i potenziali ingressi. Una volta che ci verrà comunicato quali sono per il parterre e primo anello, richiamiamo la lista e nell'ordine ci mettiamo nei vari ingressi parterre. Tutti d'accordo? Sì. Sì. Comunque si entra tutti da qua, anche primo, secondo e parterre. Dopo quando sei lassù, si entra tutti da qua, secondo me non lo smistano sul biglietto, però poi ce lo diranno dopo. Beh certo, ci sono cose. Comunque sia. Canzone irlandese contro la guerra. Scritta nel 1815. Sembra abbastanza probabilmente questa è la lista per il pit, ingresso a parte riservato a noi. Per ora siamo in 150, quindi basta, e ce ne sono altri 100 di posti quasi sicuri, poi che ha detto che forse ne aggiungeranno altri. Comunque la seguiranno e ci daranno i braccialetti quando saremo in transenna. Ok, e ora, visto che probabilmente a qualcuno non l'ho detto, o cioè mi sono dimenticato io, cioè magari c'è qualcuno che non sa che c'è l'appello adesso, io ora li chiamo tutti e dico che il prossimo appuntamento che ore sono? No,
che il prossimo appuntamento è alle 10. Ok? Va bene pure alle 11, però ci dobbiamo incanalare perché sennò poi diventiamo troppo. Dovete incanali? Ma tanto chiamano loro con la lista in mano, cioè non. Questa qua transennano e chiamano. Almeno questo hanno detto, raga. Lo facciamo adesso e poi. Perché è probabile che ci mettano i braccialetti prima del pomeriggio, capito? Ora io non lo so, cioè. Scusa, adesso prendi il tuo occhio. Mario, Mauro. Sì, io c'ho cioè, quelli tanti. Beh, prestigiosa. Scusami, per dare. Alla fine. Tette, non c'eravate tutte e due. Io vi ho messo il puntino. Basta che ci siate sempre, siete a posto. Questa. L'ultima questa canzone. È una canzone. No. Sulla lotta per i diritti civili. Prima chiamiamo tutti quelli che erano qui da ieri, dopodiché gli altri si metteranno in lista, chiaro? Siete i primi, vi mettete lì dal cancello, lì subito. Mettetevi di là, appena dai, finiscono, ragazzi, appena finiscono i numeri. Perché dovete sorteggiare difficoltà così? Beh, allora ma nessuno ti vuole sorgere dubbio. Per non far sorgere. Allora andate indietro, dai, andate indietro ancora un pezzo. Allora, per favore, dai. Siamo tutti per voi, dai, scusate. Non ti mandiamo fuori, non ti mandiamo fuori. Andate indietro. Coronazione. Basta, finito. Finito? Così. You know? I play with him. Really? Maxis, in Italy. A lot of time. You send me his new album? Coos. Yeah, yes. Good. Dai, tutta roba contraffatta a Napoli con cura, Luc. Solo 10 euro. Stanno andando le 7.
siamo là. Siamo qui. Con lui Corrado Gandhi. Esatto. Vabbè dai, però voglio dire, c'è un sacco di tempo ancora. Ah, proprio dichiarazione spontanea. Sì, sì. Sono incazzato. Sono in bip incazzato. Perché la situazione organizzativa dei concerti in Italia è sempre drammatica. Per uno come me, insomma, che ha girato un po' l'Europa e anche un po' gli Stati Uniti a vedere in giro concerti, è veramente deprimente. L'episodio specifico è il fatto che per un paio di giorni ho chiesto alla Barley Arts se prevedevano il pit per questo concerto di Springsteen e mi hanno sempre risposto di no. E quindi sono rimasto deluso perché sono arrivato e per 10 minuti ho mancato il pit, tutto qui. Al solito a Milano se la marcia in più del pubblico.
Milano ci vediamo. E ho detto tutto, ho detto tutto. Io non rilascio più. Ci vediamo in ottobre a Milano, dai. Senti, bellissimo, fantastico, troppo bello. Io non ho parole. E ho detto tutto. Ah, bello, bellissimo, sono divertito un sacco. Sensazioni? Grande emozione, poi era festaiolo, grande festa. Ah, stai registrando? Sì, certo che sto registrando, dai. Un gran bel concerto, per tutto, visto che ci ha dato emozioni, quanto soprattutto ha dato il meglio di sé. Che quando Springsteen fa dei concerti si vede che dà il meglio di sé. Ma questo che ti lascia... Questo non aveva un qualcosa di eccezionale? Questo aveva qualcosa di eccezionale perché usciva dagli schemi classici di Springsteen, cioè è andato su un filone che dal vivo sinceramente è la prima volta che vediamo. È stato qualcosa di notevole. Grazie mille. Tocca a te. Non voglio una critica musicale. Va bene. Dai, allora... Un concerto bellissimo, perché Bruce non delude mai. Io l'ho scoperto tardi, nel senso che il primo concerto è stato nel 99 per me, però mi ha fulminato. E allora tutti i concerti che posso con gli anni, vado. Perché è una cosa che voglio, sto cercando un critico musicale. Ogni volta è più bello. Eh? Ogni volta è più bello. Grazie. Come si può essere seri in una circostanza del genere? Non si può! Si può dire ben poco. Autunno! Autunno! Se non che viene in autunno, io ho capito a luno, lui dice... Il tonno! Al buio invece autunno. Autunno proprio! Quindi questo vuol dire che adesso dobbiamo tornare a Roma noi, urgentemente, perché domani ci sono da fare. Ci sarà un concerto strepitoso. No, scusa, stavo finendo un concerto molto importante. Praticamente questo vuol dire che noi, tornando a Roma, quindi saremo a Roma verso le 8 o le 9 di mattina. Passiamo da Orbis a vedere se ci sono novità per il tour autunnale di Bruce. Se Orbis non sa un cazzo, come probabile, passeremo da Feltrinelli. Casomai ci mettiamo in fila e facciamo la lista, insomma. Per quanto riguarda il concerto, mi faceva donare il mio amico Massimiliano, nonché cugino. Sì. La differenza tra gruppo e orchestra. Questa è un'orchestra. Ma vediamo proprio il boss che si confà con l'orchestra, cioè vediamo proprio che questa è la sua dimensione, si vuole divertire, lo plasma, lo padroneggia questo stile, di Bruce. Lo stile forte lui lo padroneggia, capite? E quindi ci sa fare anche col pubblico, cioè proprio a mio parere forse è riduttivo. È riduttivo, si vuole divertire, vuole fare questo, adesso facciamoglielo fare Cristo, no? Okay. Non dire Cristo che non si può dire in televisione, eh? È stato un concerto fenomenale. Io poi non sono un fan del boss, questo è soltanto il soggetto che mi ha regalato lui, però non sono un fan del boss, io sono uno qualunque, grazie. grazie. Che concertino, dai. Ti è piaciuto? A te ti è piaciuto? Dici un po' le due, dici. Alla luce. Devo illuminare del boss. Dici un po', questo è un fan serio, veramente serio. Dai, sensazioni però. Grande concerto, anche se devo dire la verità, una cosa ovvia, lo preferisco un po' con la Street Band. Lo preferisci? Con la Street Band. Con la Street Band, grande concerto comunque. Qualche canzone mi è piaciuta un po' meno, arrangiata tipo Cadillac Ranch, e qualcuno molto, tipo il Fashion Fall Behind, mi è piaciuta moltissimo. E You Can Look? Io che Luke pure molto bestiale, perché alla fine secondo me ha sconfinato un po' nel rock. Alla fine lui ha tenuto sul country, però alla fine ha sconfinato nel rock. Grazie, diciamo che l'anima è grandissimo. Comunque è grandissimo. Ci raccontate come siete usciti dal concerto. Si vede, no? Che altro aggiungere? È stata grande, grandissima. Come ti senti tu dopo questo concerto? Allora, questa mi sembra senza parole. Sei stato già sentito, devo dire. Ciao. Dimmi come ti senti. Benissimo mi senti. Porca miseria, ragazzi. Manca un po' di gente, ma fa niente. Vai.
Quindi, perché tanto questo è stato il più bello che hai visto. È il livello del più bello che ho visto, il più bello in assoluto. In assoluto di questo tour. E poi, dai, tira fuori un dentissimo. Sì, ma io stavo sopra al palco. Cioè, una cosa, io penso che il concerto più bello che ho messo in tutta la vita. Sì, eh? Te lo giuro, di tutti e di chiunque. Vuoi che ti dica che abbiamo sentito anche uno che diceva sì, però con gli street band. Che palle che tu coglioni! Dai, questo pubblico tutto, dai, vedi. No. Sì, ancora me stai che... Street band, per carità, chi la tocca? Chi la tocca? È stato un concerto strepitoso ed era una cosa differente. Mamma mia, era stata una cosa meravigliosa. I want to thank you for coming to our show tonight. I bellissimo essere qui con miei fans. Ci vediamo in autunno.